Capitolo undecimo. Il campo Lawrence. Beth era la distributrice della posta, poiché, stando a casa più di tutti, poteva attendere regolarmente al suo incarico. Infatti, apriva tutti i giorni con gran piacere la porticina della cassetta e distribuiva tutto quello che vi trovava. In una calda giornata di luglio, Ella entrò in casa con le mani piene ed andò di stanza in stanza distribuendo lettere, pacchi, carte, come un vero fattorino postale. Ecco il tuo mazzo di fiori, mamma. Lori non se ne dimentica mai, disse, mettendo il mazzo di fiori freschi nel vaso posto nel cantuccio della mamma. Alla signorina Meg March, una lettera ed un guanto, continuò Beth, dando la lettera ed il guanto a Meg, seduta vicino alla madre che cuciva dei polsini. Ma se ne ho lasciato un paio in casa di Lori. «Qui ce n'è uno solo», disse Meg, osservando attentamente il guanto grigio di cotone. «Sei sicura di non averne lasciato cadere uno in giardino?» «No, ne son sicura, perché nella cassetta non ce n'era che uno». «Che rabbia! Mi secca tanto di avere dei guanti scompagnati. Forse però lo troveranno. Ecco la traduzione di quella canzone tedesca che mi piaceva tanto. Secondo me l'ha scritta il signor Brooke, perché questa non è calligrafia di Lori». La signora March diede uno sguardo a Meg, che quella mattina... Era proprio graziosa nel suo vestito di cotone celeste, con i ricciolini che le svolazzavano sulla fronte, mentre che con aria seria se ne stava cucendo dinanzi al tavolinetto da lavoro, pieno di rocchetti e di stoffe. La guardò. Ma Meg, ignara di ciò che passasse nella mente di sua madre, continuava a cucire, a cantare, e mentre le sue dita attendevano al lago, la sua mente si beava di immagini pure ed innocenti, come le fresche viole del pensiero che aveva appuntate alla cintura. La signora March sorrise e si tranquillò subito. «Due lettere per il dottor Joe, un libro ed un cappellone che copriva tutto l'ufficio», disse Beth entrando nello studio dove Joe stava scrivendo. «Che ragazzaccio è quell'Ori! L'altro giorno dissi che desideravo venissero in moda i cappelli grandi perché il sole mi bruciava la faccia. Mi ha risposto, mettiti il cappellone se ti fa comodo e non ti curare della moda. Io dissi che l'avrei certamente portato se l'avessi avuto, ed egli mi ha mandato questo». Lo voglio mettere subito per mostrargli che non mi importa nulla della moda. Ed appoggiando il cappello sul busto di Platone, Joe si accense a leggere le sue lettere. Una di sua madre le fece venire le lacrime agli occhi e la rese addirittura felice. Diceva così Mia cara, ti scrivo un rigo per dirti che con grandissimo piacere vedo ed ammiro gli sforzi che fai per combattere il tuo difetto principale. Tu non parli mai dei tuoi tentativi, dei tuoi successi o di insuccessi. E credi forse che nessuno li veda all'infuori del tuo amico celeste a cui tu domandi tutti i giorni aiuto e forza. Io però li ho visti e credo fermamente nella sincerità della tua risoluzione perché comincio già a vederne i frutti. Continua, mia cara, le tue battaglie e ricordati che nessuno ti capirà tanto e ti amerà con tanto affetto come la tua mamma. Come mi fa bene, questo vale un tesoro più di qualunque altra lode. Oh, mammina, hai ragione nel dire che faccio sforzi per migliorare e continuerò sempre e non mi stancherò mai ora che ho te per aiuto. Ed appoggiata la testa sulle braccia, Joe bagnò il suo romanzo di lacrime di gioia. Essa aveva veramente creduto che nessuno avesse visto ed apprezzato i suoi sforzi per divenire migliore, e questa scoperta inaspettata, proveniente dalla persona che stimava più di tutti al mondo, era doppiamente incoraggiante. Sentendosi perciò ancora più forte del solito. Ella si appuntò la letterina sotto la giacchetta, come salvaguardia e scudo contro nuovi attacchi, ed aprì la seconda lettera, pronta ad affrontare qualsiasi notizia, buona o cattiva che fosse. Con la sua scrittura larga e rotonda, così scriveva Lori. Cara Joe, ho ho, alcuni ragazzi e ragazze inglesi vengono domani a vedermi e, come è naturale, tengo a farli divertire. Se il tempo è bello, desidero piantare le mie tende a prato lungo e trasportare la carovana lassù in barca. Giocheremo a croquet, faremo colazione, accenderemo fuochi di gioia, faremo insomma tutto quel che si può immaginare di meglio per divertirci. Sono gente abbastanza simpatica e credo che ci troveremo bene insieme. Brooke verrà per tenere in ordine i ragazzi e Caterina Vaughan farà da Chaperon alle ragazze. Voglio che veniate tutte, non posso permettere a nessun costo che Beth manchi. Nessuno la disturberà, me ne incarico io. Non pensare alle vettovaglie, penso io a tutto. Soltanto vieni, per carità. Sii un buon ragazzo. In grandissima fretta tuo, Lori. Oh, che bellezza! gridò Joe scendendo le scale a precipizio per annunziare la gran notizia a Meg. Naturalmente ci darai il permesso, eh, mammina? E saremo anche di aiuto a Lori, perché io so remare. Meg può aiutare a preparare la colazione e le bimbe possono rendersi utili in qualche altro modo. «Spero che i Vaughn non saranno gente da dover stare in etichetta. Li conosci tu, Joe?» domandò Meg. «No, so soltanto che sono quattro. C'è Caterina, che è maggiore a te. Federico e Francesco, i gemelli, sono presso a poco della mia età, e poi vi è una bambina, Grazia, che potrà avere nove o dieci anni. Lori li ha conosciuti in Francia, ed i ragazzi gli sono piaciuti. Ma dal modo con cui parlava di Caterina ho capito che non deve avere una grande ammirazione per lei». Oh, sono tanto contenta che il mio vestito di cotone sia pulito e stirato. È tanto carino, osservò Meg con gran compiacenza. Tu, Joe, hai un abito decente da metterti? Il mio vestito grigio e rosso mi basta. Io remerò e farò il diavolo a quattro, perciò non voglio mettermi della roba che abbia paura di sciupare. Tu verrai, Betty, non è vero? Se nessuno dei ragazzi mi parlerà, ci sto attenta io. Non voglio fare uno sgarbo a Lori e non ho paura del signor Brooke. È tanto buono. Ma non voglio né suonare né cantare né altro. Aiuterò se c'è bisogno e non darò noi a nessuno, e tu mi prenderai sotto la tua protezione, Joe, non è vero? Allora verrò anch'io. Tu sei proprio la mia bimba. Cerca di vincere questa tua timidezza e vedrai che te ne troverai bene. Combattere i propri difetti non è cosa facile, ed io lo so purtroppo. Ma una parola di incoraggiamento fa così bene. Grazie, mammina! E Jo impresse un bacio affettuoso sulla guancia scarna della signora March. Io ho avuto dalla posta una scatola di cioccolatine e quel quadretto che volevo copiare, disse Amy. Ed io ho ricevuto un biglietto in cui il signor Lawrence mi prega di andare a suonare stasera da lui prima che si accendano i lumi, disse Beth, la cui amicizia col signor Lawrence progrediva a gonfie vele. Andiamo ragazze, non stiamo qui a chiacchierare, ma lavoriamo doppiamente oggi per poterci divertire domani con la coscienza tranquilla, disse Joe, prendendo in mano, invece della sua penna, una granata. La mattina dopo all'alba si cominciò a notare nelle due case un insolito via vai ed un affaccendarsi affrettato. Beth, che si era vestita prima di tutte, dava alle sorelle, dalla finestra dove si era posta in vedetta, il resoconto di quello che accadeva nella casa accanto e ogni tanto le rallegrava con telegrammi importanti: Ecco l'uomo con la tenda. Vedo il signor Barker che porta su un gran paniere con la colazione. Il signor Lawrence sta consultando la banderuola. Se venisse anche lui, come sarei contenta. Ecco Lori. Che bel ragazzo. Misericordia, una carrozza piena di gente, una signora alta, una bambina e due orribili ragazzi. Uno è zoppo, poveretto, ha una gruccia. Lori non l'ha mica detto. Spicciatevi, ragazze, è tardi. Guarda, guarda, c'è Ned Moffat. Non è lui, Meg? Quello che un giorno ti salutò mentre facevamo delle spese. È proprio lui. Curioso che sia venuto. Credevo che fosse andato in montagna. Ecco selli sono tanto contenta che sia ritornata a tempo per venire anche lei. Sto bene, Jo? Disse Meg tutta eccitata. Una vera magnificenza. Tirati su il vestito e mettiti il cappello diritto. Sembra che tu voglia fare la sentimentale se lo porti così da un lato, senza contare che ti volerebbe via al primo soffio di vento. Siete pronte? Via, andiamo. Oh, Jo! Non ti metti mica quell'orribile cappello? È troppo brutto? Non voglio assolutamente che tu ti renda ridicola in questo modo. Protestò Meg, allorché vide che Joe si legava sotto il mento con un nastro rosso il cappellone che Lori le aveva mandato il giorno innanzi. Sì, certo che me lo metto. È magnifico così leggero. Pare il sole ed è bello grande. Non mi importa niente se è ridicolo. Anzi, farà ridere anche gli altri. Così dicendo, Joe andò di filato alla porta ed uscì di casa seguita dalle altre. Una piccola schiera di sorelle con facce allegre e contente e vestite dei loro abiti migliori. Lori corse ad incontrarle e con grande cordialità le presentò ai suoi amici. Il luogo di ricevimento era il prato dinanzi alla casa e per alcuni minuti l'allegra brigata si fermò a chiacchierare ed a ridere. Meg fu contenta nel vedere che la signorina Caterina, benché della rispettabile età di 20 anni, fosse vestita con una semplicità che le signorine americane avrebbero fatto bene ad imitare, ed il suo amor proprio fu assai lusingato quando il signor Ned l'assicurò che era venuto unicamente per vedere lei. Joe capì subito perché Lori non aveva gran simpatia per Caterina, perché quella signorina aveva una certa aria che pareva dicesse Sono chi sono, non mi toccate e che contrastava assai con le maniere franche delle altre ragazze. Beth cominciò a fare un esame dettagliato dei due ragazzi e venne alla conclusione che non solo il ragazzo zoppo non era orribile, ma dolce e debole, e promise quindi a se stessa di esser buona e gentile con lui. Amy trovò che Grazia era una signorina molto ben educata ed allegra, e dopo essersi guardate per vari minuti senza parlare, diventarono ad un tratto grandi amiche. Dopo aver spedito innanzi la tenda, il croquet e la colazione, la compagnia si imbarcò rapidamente, lasciando sulla spiaggia il signor Lawrence che agitava il cappello in segno di addio. Lori e Joe remavano in una delle barche, il signor Brooke e Ned nell'altra Mentre che Federico, un diavolo di ragazzo, manovrando una piccola barchetta che aveva trovata sulla riva, faceva di tutto per capovolgere le altre due. Il cappello di Joe meritò un unanime voto di plauso servì a rompere il ghiaccio poiché provocò da principio uno scoppio di risa. Faceva poi da ventaglio per l'intera compagnia, agitandosi mentre essa remava, ed avrebbe servito da ombrello per tutti, come diceva Joe, se per caso il tempo si fosse messo alla pioggia. Caterina stava osservando con un'aria un po' meravigliata il contegno di Gio, specialmente quando la udì esclamare al momento in cui aveva perduto un remo: Cristoforo Colombo! E quando udì Lori che le diceva, avendole nel passare pestato i piedi: mio caro amico, ti ho fatto male! Ma dopo averla guardata attentamente col suo occhialino, Caterina venne alla conclusione che era un po' buffa, ma allegra ed intelligente, e le sorrise da lontano con grande benignità. Meg si trovava nell'altra barca in una magnifica posizione, faccia a faccia coi due rematori, che ammiravano tutti e due la prospettiva e che manovravano i loro remi con non comune sapienza e maestria. Il signor Brooke era un giovane serio, con grandi occhi castagni ed una voce piacevole. Meg ammirava i suoi modi signorili e garbati e lo considerava come una specie di enciclopedia ambulante. Egli non le parlava mai molto, ma la guardava spessissimo e Meg era sicura che non la vedeva di mal'occhio. Ned, a scritto come era in collegio, metteva su tutte le arie dei giovani imberbi che vogliono annoverarsi fra gli uomini fatti. Non era molto istruito, ma buono ed allegro, insomma una persona piacevolissima per una scampagnata. Sally Gardiner divideva la sua attenzione tra il vestito nuovo di Piquet, che non voleva insudiciare, e la conversazione di Federico, che teneva Beth sulle spine. La traversata non durò gran tempo. Ma quando giunsero a Prato Lungo, un bel prato verde con tre enormi querce nel mezzo ed una striscia di terra ben levigata per giocare al croquet, trovarono che la tenda era già stata impiantata e i cerchi per il croquet messi già a posto. «Benvenuti al Campo Lorenz!» gridò il giovane ospite mentre aiutava le signore a scendere dalle barche e queste si guardavano intorno con esclamazioni di gioia e di meraviglia. «Brooke è il comandante in capo, io il commissario generale, gli altri signori sono gli ufficiali», voi, signore, siete la compagnia. La tenda è in particolar modo per voi e quella prima querce sarà il vostro salotto, questa seconda la stanza comune e la terza la cucina da campo. Ora vogliamo fare una partita croquet prima che faccia troppo caldo? Penseremo poi al pranzo. Francesco, Beth, Amy e Grazia si sedettero all'ombra di uno degli alberi, guardando gli altri otto che giocavano. Il signor Brooke scelse per compagni Meg, Caterina e Federico. Lo riprese Sally, Joe e Ned. Gli inglesi giocavano bene, ma gli americani ancora meglio e disputavano loro il terreno a palmo a palmo come se li spingesse lo spirito del 76. Joe e Federico ebbero parecchie piccole baruffe ed una volta furono sul punto di inquietarsi davvero. Joe aveva passato l'ultimo cerchio ed aveva sbagliato il colpo, cosa che l'aveva alquanto seccata. Federico era quasi allo stesso punto e giocava prima di lei. Egli fece il suo tiro, la palla urtò contro il cerchio e si fermò un centimetro troppo indietro. Nessuno era vicino e, cogliendo la buona occasione, Federico dette col piede una piccola spinta alla palla, in modo da mandarla un centimetro più avanti e farle passare il cerchio. Sono passato. Ora, signorina Joe, l'accomodo io e vincerò la partita, disse il signorino, preparandosi a tirare un altro colpo. No, signore. Lei ha spinto la palla, l'ho visto io. Sta a me ora, disse Joe con forza. Sul mio onore non l'ho mossa. Può essere ruzzolata un tantino, ma è permesso. Si tiri da parte, mi faccia il piacere e mi lasci giocare. In America non è uso di ingannare, ma mi accorgo che lei, da questo lato, non è americano, disse Joe furiosa. Tutti sanno che gli americani sono molto più furbi ed ingannatori. A lei, rispose Federico, crocchettando la palla di Joe e mandandola a ruzzolare il più lontano possibile. Joe mosse le labbra per rispondere un'insolenza, ma si ritenne in tempo, arrossì fino alla radice dei capelli e stette lì un minuto battendo uno dei cerchi con tutta la forza del suo martello, mentre Federico toccava il bastone di fondo e dichiarava con grande contentezza di aver vinto. Joe andò in cerca della sua palla, stette un bel pezzo tra le piante a cercarla, ma quando ritornò era quieta e tranquilla ed attese con pazienza il suo turno. Dovette fare parecchi tiri prima di riconquistare il posto perduto e quando vi arrivò gli avversari avevano quasi vinto, perché non rimaneva in gioco che la palla di Caterina, che era la penultima ed era proprio vicina al bastone. Perbacco, siamo fritti. Addio Caterina, la signorina Jo mi deve una rivincita, siamo belle andati, gridò Federico con grande eccitamento mentre tutti si avvicinavano per vedere la fine. Gli americani hanno il dono di essere generosi con i loro avversari, disse Jo con uno sguardo che fece arrossire Federico, specialmente quando li vincono, aggiunse e lasciando intatta la palla di Caterina vinse il gioco con un magnifico colpo. Lori gettò il cappello in aria, poi, ricordandosi che non stava troppo bene esultare sulla sconfitta dei suoi ospiti, si fermò a mezzo e si chinò per dire a Joe Brava Joe, lui ha troffato, l'ho visto anch'io, ma non glielo possiamo dire e non credo che ricomincerà una seconda volta. Meg la chiamò in disparte col pretesto di appuntarle una treccia che minacciava di sciogliersi e le disse Egli era abbastanza provocante da far perdere la pazienza a don Santo. Ma tu ti sei saputa frenare, joe e ne sono tanto contenta. Non mi lodare, Meg, perché sarei pronta a dargli un paio di scapaccioni anche adesso. Se non me ne fossi andata tra gli alberi laggiù per calmare la mia rabbia, non so che cosa sarei stata capace di dirgli. Non sono ancora calma, perciò spero che starà ad una certa distanza, rispose joe mordendosi le labbra e guardando Federico dal di sotto del suo cappellone. È ora di colazione, disse il signor Brooke, guardando l'orologio. Commissario generale, volete avere la bontà di accendere il fuoco e di portare l'acqua, mentre la signorina Sally, la signorina March ed io prepariamo la tavola? Chi sa fare il caffè? Joe, disse Meg, contenta di poter raccomandare la sorella, e Gio, sentendo che le sue lezioni di arte culinaria le avrebbero fatto onore quel giorno, andò a compiere il suo ufficio. Mentre le bambine accatastavano un mucchio di legna secca ed i ragazzi accendevano il fuoco e portavano l'acqua da una sorgente vicina. La signorina Caterina faceva uno schizzo e Francesco parlava a Beth, che stava fabbricando dei piatti con dei giunchi flessibili. Il comandante in capo ed i suoi aiutanti ebbero ben presto preparata la tavola che invitava a mangiare, ricca come era di cibi e di bevande ed ornata di bei rami verdi. Quando Gio annunziò che il caffè era pronto, tutti sedettero a messa con grandissima fame, perché la gioventù va soggetta ben di rado a dispepsie, ed il moto e l'aria mettono appetito. Fu una colazione veramente allegra. Tutti erano di buon umore, e frequenti scoppi di risa disturbarono la digestione di un venerabile cavallo che pascolava a distanza. C'è del sale, se lo preferisci, disse Lori, offrendo a Joe un piatto di fragole. Grazie, preferisco ragni, rispose ella, ripescando due piccoli incauti che avevano trovato la morte nella crema di Joe. Come puoi ricordarmi quell'orribile pranzo quando il tuo è sotto tutti i rapporti così buono? soggiunse mentre ambedue, essendo a corto di stoviglie, ridevano e mangiavano dal medesimo piatto. Ci credi che mi sono immensamente divertito quel giorno? Non me ne scorderò per un pezzo. E questo non è merito mio, io non ho fatto nulla. Sei tu e Meg e Brooke che avete preparato ogni cosa, ed io ve ne sono infinitamente grato. Che cosa faremo quando avremo finito di mangiare? domandò Lori vedendo che col finire della colazione la più grande attrattiva era terminata. «Facciamo dei giochi di società finché non farà più fresco. Io ho portato il gioco dei poeti e suppongo che la signorina Caterina ne conoscerà dei nuovi. Vai a domandarglielo, è tua ospite e dovresti stare con lei ed intrattenerla un poco di più». «E tu che cosa sei? Non sei mia ospite? Credevo che si sarebbe unita a Brooke, ma egli non fa che parlare a Meg». E Caterina se ne sta lì osservando con quel suo ridicolo occhialino. Vado, vado, non starmi a fare da mentore per la creanza, Joe, perché non ne hai davvero il diritto. Conoscete il gioco della verità? disse Sally. Lo spero bene, rispose Meg seriamente. Il gioco, dico. Che cos'è? Si fa la conta ed il primo che esce deve rispondere con verità alle domande che gli vengono rivolte. È molto divertente. Proviamolo, disse Joe, a cui piacevano gli esperimenti. La signorina Caterina e il signor Brooke, Meg e Ned non vollero unirsi a questo gioco, ma Federico, Selli, Lori e Joe buttarono giù le dita e fecero la conta. Toccò per primo a Lori. «Chi sono i tuoi eroi?» domandò Joe. «Mio nonno e Napoleone». «Qual è la signorina più bella?» «Margherita». «Quale ti piace di più?» «Joe, naturalmente». «Che stupide domande!» disse Joe con un'alzata di spalle, mentre gli altri ridevano del modo naturale con cui Lori aveva risposto. Proviamo ancora. Verità, non è un brutto gioco, disse Federico. Dovrebbe essere molto adatto per lei, replicò Joe a bassa voce. Joe fu la seconda a cui toccò di fare il gioco. Qual è il suo più grande difetto? domandò Federico per vedere se a lei mancasse quella stessa virtù che mancava a lui. Un carattere furioso. Che cosa desideri più di tutto? domandò Lori. Un paio di stringhe per le scarpe. Rispose Gio, indovinando e deludendo il fine per cui era stata fatta questa domanda. Non è la verità, devi dire proprio quel che desideri più di tutto. Il genio non ti piacerebbe potermelo dare, Lori? E sorrise con malizia nel vedere il volto deluso di Lori. Quali sono, secondo lei, le più grandi virtù di un uomo? Il coraggio e l'onestà. Ora tocca a me, disse Federico. Diciamogliene due, disse Gio a Lori, che assentì col capo e domandò subito. Non ha ingannato al croquet? Un pochino sì. Non consideri la nazione inglese perfetta sotto tutti i rapporti? Mi vergognerei di me stesso se non lo credessi. È un vero Ercole, ora, signorina Sally, a lei. Prima di tutto mi permetta di domandarle se non è un po' civetta, disse Lori mentre Joe sorrideva a Federico in segno di pace. Ragazzo impertinente, si sa che non lo sono, rispose Sally con un'aria che diceva perfettamente il contrario. «Che cosa odia più di tutto?» domandò Fred. «I ragni ed il budino di riso». «Che cosa le piace più di tutto?» chiese Joe. «I guanti francesi ed il ballo». «Sentite, mi pare che questo gioco sia assai stupido. Facciamo il gioco degli autori per rinfrescarci la mente», propose Joe. Ned, Francesco e le bambine si unirono a loro per far questo gioco ed i tre maggiori sedettero un po' lontano chiacchierando tra di loro. La signorina Caterina riprese a disegnare il suo schizzo Meg la stava guardando, mentre il signor Brooke, sdraiato sull'erba, teneva in mano un libro che non leggeva. "Come disegna bene! Quanto pagherei poter disegnare anch'io!" disse Meg con grande ammirazione mista ad un po' di dispiacere. "Perché non impara? Credo che avrebbe talento", disse la signorina Caterina graziosamente. "Non ho tempo. Suppongo che sua madre preferirà che studi qualche altra cosa, non è vero? Anche la mia faceva lo stesso." Ma io, per provarle che avevo talento, presi qualche lezione di nascosto, ed ella consentì poi a farmi continuare. «Non può far lo stesso lei con la sua governante?» «Non ho una governante». «Ah, è vero. Mi dimenticavo che in America c'è, molto più che da noi, l'uso di mandare le signorine a scuola. Le scuole sono anche molto belle, mi dice papà. Lei va ad una scuola privata, suppongo?» «No, non vado a scuola. Sono una governante io stessa». «Ah, davvero?» disse la signorina Caterina, ma un Dio mio che roba avrebbe avuto lo stesso effetto, perché il tono in cui fu detto quel davvero fece arrossire Meg e le fece desiderare di non essere stata tanto franca. Il signor Brooke alzò il capo e disse subito Le signorine in America vogliono essere indipendenti, come lo erano i loro antenati, e sono ammirate e rispettate più delle altre, quando vivono col frutto del loro lavoro. Naturalmente, naturalmente. Anzi, è molto bello e molto utile per loro di fare così. Anche noi abbiamo delle signorine rispettabilissime e bravissime che fanno le governanti e sono generalmente impiegate in case nobili, poiché essendo figlie di signori sono bene educate e istruite, disse la signorina Caterina con un tono di protezione che urtò Meg e che le fece considerare il suo lavoro non solo noioso ma degradante. «Le è piaciuta quella canzone tedesca, signorina March?» domandò il signor Brooke, rompendo un silenzio imbarazzante. «Oh, sì, è così dolce, e sono molto grata a chi me l'ha tradotta.» E Meg alzò il volto già un po' rasserenato. «Ella non legge il tedesco?» domandò la signorina Caterina con sorpresa. «Non bene, mio padre che me lo insegnava è adesso partito, e non faccio progressi da sola perché nessuno può correggere la mia pronuncia.» «Provi un po' adesso.» Ecco un libro, Maria Stuarda di Schiller, ed un tutore a cui piace l'insegnamento, disse il signor Brooke, ponendole con un sorriso il libro sulle ginocchia. È tanto difficile che ho paura di leggere davanti a loro, disse Meg, grata del pensiero, ma vergognandosi di fare degli errori in presenza di una signorina così istruita come Caterina. Leggerò prima un po' io per incoraggiarla. E la signorina Caterina prese il libro e lesse una delle più belle parti in modo assai corretto ma freddo e privo di espressione. Il signor Brooke non fece commenti, e quando ebbe finito la signorina, dette il libro a Meg, che disse innocentemente Credevo che fosse poesia. Alcune parti infatti lo sono. Provi a leggere qui. Vi era un sorriso curioso sulle labbra del signor Brooke, allorché additò a Meg il lamento della povera Maria. Meg, obbediente, seguendo il filo d'erba che adoperava il suo nuovo tutore, lesse a voce bassa e timidamente rendendo con la suave intonazione della sua voce poetiche e dolci le dure parole. Il filo d'erba proseguiva, proseguiva avvicinandosi alla fine della pagina, e Meg, sedotta dalla bellezza della scena, dimentica affatto dei suoi ascoltatori, lesse come se fosse stata sola, dando un'intonazione un po tragica alle parole dell'infelice regina. Se avesse veduto allora gli occhi neri, avrebbe smesso di leggere, ma non si volse mai verso il signor Brooke. E perciò la lezione non ne ebbe a soffrire. Benissimo, benissimo! disse il signor Brooke appena Meg smise di leggere, omettendo completamente i suoi molti sbagli e come se veramente il dar lezione fosse per lui un piacere. La signorina Caterina guardò attraverso le lenti il piccolo quadretto che le stava dinanzi, poi chiuse l'album di disegno e disse con grande condiscendenza: Ha un accento molto buono e col tempo leggerà assai bene, credo. La consiglio di continuare a studiare, poiché il tedesco, per una governante, è assai utile. Bisogna che richiami un po grazie all'ordine, e vedo che fa troppo chiasso. E la signorina Caterina se ne andò tranquillamente, mentre che, con un'alzata di spalle, diceva tra sé Non son mica venuta a fare da chaperon ad una governante, anche se è giovane e carina. Come sono curiosi questi americani. Temo che Lori si guasti in mezzo a loro. Mi scordavo che gli inglesi guardano dall'alto in basso le governanti e non le trattano come le trattiamo noi, disse Meg, guardando Caterina che si allontanava con un'aria un po annoiata. Anche i precettori non se la passano tanto bene laggiù, come so purtroppo per mia esperienza. Per noi professionisti, signorina Meg, non c'è paese come l'America, disse il signor Brooke con una espressione così tranquilla e contenta, che Meg si vergognò d'essersi lamentata. Allora sono contenta di viverci. Il mio lavoro non mi piace, ma ne ricavo qualche soddisfazione dopo tutto, perciò non voglio lagnarmi. Se amassi solamente l'insegnamento come lo ama lei, credo che lo amerebbe altrettanto se avesse uno scolaro come Lori. Mi dispiacerà assai perderlo l'anno venturo, disse il signor Brooke, intento a fare buchi nella terra col suo bastone. Egli andrà all'università, suppongo, dissero le labbra di Meg, ma i suoi occhi aggiunsero: E lei cosa farà? «Sì, è tempo che Lori vada all'università, è già quasi preparato, ed appena sarà in grado di entrarvi io mi farò soldato». «Ne sono tanto contenta», esclamò Meg. «Credo che ogni giovane dovrebbe andare alla guerra, benché sia molto spiacevole per le povere madri e per le sorelle che debbono restare a casa», aggiunse con dolore. «Non ho né madre né sorelle, e pochi amici a cui possa importare se sono vivo o morto», disse il signor Brooke amaramente, mentre senza pensarci metteva la rosa morta nel buco che aveva fatto, e la copriva di terra come in una tomba. A Lori ed al suo nonno importerebbe assai, e noi tutti saremmo dolentissimi se le dovesse accadere qualche disgrazia, disse Meg calorosamente. Grazie, cominciò il signor Brooke, ed il suo volto si rasserenò, ma prima di poter finire il discorso Ned apparve, montato su di un vecchio cavallo, per mostrare alle signorine la sua arte nel cavalcare, e non vi fu più pace in quel giorno. Francesco, intanto che sedeva vicino a Grace ed Amy, che chiacchieravano animatamente tra loro, annoiato dai loro discorsi, con un movimento di impazienza spinse lontano da sé la gruccia, mentre guardava con invidia gli altri ragazzi che facevano ogni sorta di comiche evoluzioni ginnastiche. Beth, che raccoglieva i biglietti con cui avevano giocato ai poeti, lo guardò e disse con la sua vocina timida e amichevole: "Non è stanco? Posso far niente per lei? Mi parli un po'". È così noioso star qui solo solo, rispose Francesco che evidentemente era avvezzo ad essere tenuto in gran conto a casa sua. Se le avesse domandato di improvvisargli lì per lì un'orazione latina, ciò sarebbe sembrato alla timida Beth un'impresa assai più facile. Ma ora non poteva nascondersi. Non vi era Joe a cui potesse rivolgersi, non vi era che il povero ragazzo zoppo che la guardava con un'espressione tale che, prendendo il coraggio a due mani, Beth decise di tentare almeno di intrattenerlo. Di che cosa le piace parlare? disse ella intenta alle sue carte e lasciandone cadere la metà, negli sforzi che faceva per legarle tutte insieme. Mi piace sentir parlare del cricket, e di regate, e di cacce, disse Francesco, che non aveva ancora imparato a contentarsi di quei divertimenti che gli consentivano le sue forze. Santo Dio, come faccio se non so nulla di quella roba? pensò la povera Beth e scordandosi nella sua confusione e della disgrazia del povero ragazzo cercò di farlo parlare col dire «Non ho mai visto una caccia ma suppongo che lei conoscerà bene tutto ciò che si riferisce a quel divertimento. Una volta sì ma non potrò mai più andare a caccia perché mi feci male a questa gamba appunto nel saltare una siepe. Oramai posso dire addio ai cavalli ed ai cani». Disse Francesco con un sospiro che fece male a Beth poiché era la conseguenza della sua innocente spensieratezza. I loro cervi sono molto più belli dei nostri brutti bufali, disse essa cercando un aiuto in uno dei libri preferiti di Joe, che oggi si sentiva felice di aver letto. I bufali furono un argomento adatto ed interessante, ed il desiderio di divertire un altro fece sì che Beth scordò se stessa e non si accorse davvero della meraviglia prodotta sull'animo delle sorelle, alla vista di Beth, che parlava animatamente con uno di quei ragazzi contro a cui aveva chiesto protezione. Proprio la mia Beth ha compassione di lui, perciò cerca di divertirlo, disse Joe guardandola con gran compiacenza dal luogo dove stava giocando al croquet. Ma se l'ho sempre detto che è una vera santa, aggiunse Meg, come se ora non le rimanesse il più piccolo dubbio in proposito. È molto tempo che non sento Francesco ridere in quel modo, disse Grazia ad Amy mentre parlavano di bambole e fabbricavano con le ghiande un piccolo servizio da tè. Mia sorella Beth può essere una ragazza molto fastidiosa quando vuole, disse Amy, contenta del successo di Beth. Veramente voleva dire affascinante, ma siccome Grazia non sapeva il senso di nessuna delle due parole, il fastidiosa fece una buonissima impressione. Un circo messo su lì per lì, una seconda partita a croquet ed altri giochi fecero terminare il dopo pranzo. Verso sera la tenda fu levata, i cerchi, i martelli ed il resto della colazione furono riposti. E le barche scivolarono silenziose lungo il fiume mentre che tutta la compagnia cantava a squarciagola. Sul prato ove la compagnia si era incontrata la mattina, ebbe luogo la separazione. Con buona notte, e arrivederci e cordiali strette di mano, poiché Von partivano per il Canada, e mentre le quattro sorelle attraversavano il giardino per tornare a casa loro, la signorina Caterina le guardò per un pezzo, poi disse, senza quel tono di superiorità che aveva sempre nella voce. Nonostante le loro maniere un poco libere e troppo espansive, credo che le ragazze americane siano molto simpatiche quando si conoscono a fondo. Sono perfettamente d'accordo con lei, rispose il signor Brooke.